Graziano non avrebbe mai fatto del male a Guerrina, come del resto a nessun altro. Sono state queste le parole di Maria Rosa Rosmundi, l'amica e confidente di padre Graziano, titolare del chiosco di San Gianni, ascoltata nel corso dell'ultima udienza del processo in corte d'assise a carico del frate congolese, accusato dell'omicidio di Guerrina Piscaglia. Mi pare che non sia stato soltanto questo testimone, ma più testimoni che hanno descritto il carattere di padre Graziano, il comportamento, la solidarietà sociale e l'abnegazione per i valori cristiani. Quindi noi continuiamo a sostenere questo, attendiamo che la procura ci faccia sapere quali sono le prove d'accusa e speriamo che qualcuno riesca a portarci qualche elemento da valutare, quantomeno, perché si parla di questi rapporti. Non credo che si tratti di un processo alla sessualità di padre Graziano né alla sessualità dei sacerdoti in genere. Alta testimonianza dal peso rilevante ascoltata nel corso dell'istruttoria è stata quella di Paola Rossi, la titolare dell'albergo Perugino, che sostanzialmente ha confermato il racconto già fatto in incidente probatorio dalla prostituta romena con cui il religioso avrebbe avuto rapporti sessuali a pagamento. Credo che si trattasse di un periodo successivo ai fatti, quindi non credo che si possa dimostrare il compimento di un crimine con racconti successivi al crimine stesso, se c'è stato un crimine. Prende intanto il via quella che potremmo definire operazione Cerchiamo Guerrina, un'iniziativa nata dalla volontà dei familiari di Guerrina, in particolare del marito Mirko e del figlio Lorenzo Alessandrini. È stata infatti attivata la mail alla quale potranno rivolgersi i volontari che intendono aderire alla nuova attività di ricerca nel territorio di Caraffello. Raccolto sostanzialmente due esigenze, la prima è quella della famiglia Alessandrini, quindi di Mirko, Lorenzo, ma anche i suoceri di Guerrina, appunto di ritrovare il corpo, ma anche perché molte persone hanno manifestato la disponibilità di voler dare una mano e quindi è stato messo per ora a disposizione questo indirizzo mail che è cerchiamoguerrina@outlook.it, dove almeno in un primo momento cerchiamo di individuare quali e quante persone e poi dopo inizieremo a programmare questi interventi. Sicuramente aspettiamo che le giornate siano più lunghe, quindi quantomeno a primavera. E le zone che verranno battute, sicuramente inizieremo dalla Cicognaia, dalla zona che è stata individuata sia dal pubblico ministero che dal GIP come luogo dove appunto è stato occultato il cadavere dall'imputato, cioè dall'abi combaio. E poi dopo, dipende dalla disponibilità e dai tempi, cercheremo di